questa sera io e Maria vi offriamo uno spettacolo per spensierarvi, cioè per darvi l'occasione di un sorriso, di una risata. E vediamo, Maria, non vediamo cassette di pomodori, non vediamo cestini di uova. Pare di no. Quindi se sarà un fiasco avremo solo fischi e questo può andare bene, che dici? Sì, va benissimo. Va bene. Allora, Maria è la cabarettista. Nadia, la filastrocchista. Che io vi intratterrò con le mie filastrocche mentre lei cambierà personaggio. Quindi adesso salutiamo Maria e ci rivediamo tra un po'. Sì, mi raccomando, divertitevi. Allora, qui siamo in una bella piazza, in questo paese ci accoglie anche la campana, è una cosa bella. Allora, è il caso di leggere qualcosa che riguarda la piazza, anche se una piazza di altro tipo. Un attimo che inforco gli occhiali, se no non ci vedo. La piazza moderna. Una volta, ogni paese teneva una piazza. Addo tutte si riuneva per fare due chiacchiere la sera. Mo che la piazza è deserta, non ci vede nessuno a passare, e tende meno che anche d'una chiacchierie. O mi vede tutta un'altra piazza, che non dè nessuno spazio al paese, ci si può ir senza spostarsi dalla casa. Ci si arriva che non tasto il computer, ma ci avasti pure sul cellulare. E ci sta posto per tutte le persone del mondo. Si chiama Facebook sta piazza nuova. Se cerca cacchedune e non si è a do trovarle, collegata la rete e vide caste a elle. Pure ci vai, a voto più spesso, a voto niente, dipende dal momento. Ma sta piazza è una rivelazione di pensieri, di notizie e di persone. È come una spiaggia di nudiste. Somo poi pensando di non essere viste, ma che le pensieri è strigliata a tutto quiente, senza bisogno dell'altoparlante. Ognuno può dire quello che gli passa per la coccia, pure se è più sciapito della che coccia. Chi mette le barzellette per far ridere, chi mette le notizie che fa piagne, chi mette le dolci che fa ingrassare, chi mette le diete per dimagrire, chi parla di politica e di lavoro, chi di legge, di tasse e di ingiustizie, chi si rassegna a questo mondo nuovo e chi vuole stare a rete allo passato. Insomma, è un grande assortimento di persone, chi sa tutte cose e chi non sa niente, chi fa vedere che è bella e chi è intelligente, chi si incazza spesso e si lamenta perché non ci sta l'apprezzamento. Per parecchio mi sembra l'occasione di sfugare la rai in compressione. Ci sta chi giudica e accusa, chi si offende e condanna e chi si difende senza fedele. Insomma, è una palestra di sentimenti a dove si parla, si sparla senza lasciarci niente. È uno sfogo generale di insoddisfazione e un modo per reagire alla frustrazione. E me mi vedo a ride, perché quando metti qualche cosa, non vai trovando che piace a tutti i clienti. Non vuoi sembrare solo a più intelligente, non cerca approvazione generale. Vuoi solo entrare alla piazza e stare tranquilla, perché tende, ne esiste solo quella. E se quelli che metto di che non piace a nessuno, non è un problema, ma solo un momento. E la vita non mi cagna per quella cosa, continua gli annienze tra le spine e tra le rose. Perciò vi vuoi dire, statevi tranquille, non date importanza a sta modernità, piete le gallegrie, sentitevi normale, è solo New York, un sistema artificiale. Poi ci sta pure chi conta le amicizie, 10, 100, 1000, 1000 ancora, una lista lunga che ti scorda pure. Ma come fai a chiamare amica una persona se non si è mai saputo un dispiacere? Ci si scagnate solo un parere. Il rapporto ad avere è quello che sta fuori, mezzo alla via, allo bar, allo lavoro, al posto di vacanze e alla scuola. Addo, insomma, la gente si conosce, si incontra, fa le cose unite, parla, litiga, discute.
ma tutte faccia a faccia, senza computer. Ma una cosa buona lei ha pure dire a questo sistema infernale della tecnologia. A questo tempo passato, aiutate, quando eravamo tutti isolati, dentro alle case, spesso senza compagnia, ci ha salvato dall'angoscia e dalla pecondria. Ma mo che lo peggio passate, allentemi questo rapporto, prima che diventi depravata. Perciò vi dico, argondremoci, democi la miena, una pacca sopra la spalla, lasciamo il computer, lasciamo fuori, cerchiamo il contatto, perché se no, gli scordiamo quelle che siamo. Siamo persone, siamo mica robot, teniamo sentimenti e emozioni, sbagliamo e azzichiamo tutto quanto, mica ci sta chi ne sbaglia niente. Pensiamo che lo cuore è la coccia e non sappiamo più guardarci in faccia. Questo è davvero un peccato. E poi diciamo pure che siamo evolute. Né la tecnologia che fa l'evoluzione, e le femmine e l'uomo che è la persona. Perciò non perdiamo questa grossa occasione. Argondremoci alla piazza, ad avere, senza paura, e Facebook, mandiamo la fangula. Allora, dobbiamo dirlo però che la tecnologia ci ha aiutato molto, anche sul lavoro. Adesso si fa lo smart working, è stata fatta la DAD, la scuola a distanza, tante cose vengono fatte ormai con la tecnologia e con internet. Ma vedo una signora che arriva, non so chi è questa signora. Scusi, lei cosa vuole? Stava a sentire, stava a dire. Ah. Ti interessa quello che stavo dicendo? Stava a ascoltare, Ti piace? Vuoi dire qualcosa? Sì, ne fa locale, che vuoi dire? Che uffa. Oh, beh, ma sera sono saputo che a Santa Sagna ci sta una cosa, non sa che è le poesie, una cosa. A me mi piace questa cusarella, ma mamma sera non mi dice cuore. Non sono uscita, non mi dice cuore. Che uffa, è che stinga la casa, cioè, a carrete capiti. Ma stavo a sentire che la signora sono venuta a vedere che si fa, ecco. Oddio, meno male, ringraziamo Dio. Casa Naito stuve russa, che poi ci dicevano un sacco di bugie, diceva che aveva un anno, né lui era niente, 3 anni che io ero in giro. Dopo dice fa l'assembramento con le pipistrelle, ma chi le fa l'assembramento con le pipistrelle? Ah, chi ci si va a mettere a mezzanotte sotto al tetto? Tutte bugie. Dopo hanno messo che ci volevano le mascherine, le mascherine, le porto sempre appresso la mascherina. E pur quando vai a raccogliere l'ovolo a allenare, mi metto la mascherina, perché è un luogo chiuso. E dici, ma chi ti vede? Però se te non mi vede ti fa la multa, vai a raccogliere l'ovo per pagare la multa. State attenta a queste cose. Io me le porto sempre appresso. E dopo avete saputo che è successo mo sto periodo di nuove rosse, quel Carmenelle, quel che teneva un marito a Milano, ve l'ha ricordato? Sto passato, mo te parlo 3 anni a rete, che il marito stava a fare a Milano, e dopo si è chiuso tutte cose, non ha potuto armenire Cristiano. Quando ha potuto arpiare il treno per armenire, è arrivato alla casa, è arrivato la sera. Andrate, sei da metà allo letto vicino alla moglie, allo scuro, e ne ha trovato la cosa di nome. Ha drappicciato la luce, ha detto, che c'è stato dentro il letto me? Ha fatto la moglie, no, so io. Perché? C'è stata la cosa di nome, ecco, no, non mi ha chiuso l'estetista, non so potuto fare la ceretta. Cosa che succede, Invece ci sta, un attimo, quella ha detto, io la mascherina non me la metto. Come finta le mette? Se te ci serve, non può uscire dalla casa. Che ha fatto? Una piata le mutande della moglie, se l'ha agganciata alle orecchie, ha uscito. Dopo un pezzo ha detto che si andava un addor. Oh, si è smosso il sentimento, se ne vuole andare alla casa. Ma vedete, gli addobbi. Che vuoi fare? Invece,
ci steva Rusinella. Si chiama Rusinella, quel che ha niente a casa a me, non sapete quello, Rusinella. Poi quando stava impaurita, la mascherina se la portava pure la notte, non se le leveva. Quella ha fatto tre anni, quella mascherina non se la quasi levate mai. L'altra mattina si è affacciata sul balcone, si è detto buongiorno Antonia. Ha detto no, sono Rusinella. Ma oddio, ma da scusare Rusinella, ho visto le baffe. È cose vere, cose che succede. Però una cosa buona c'è stata. Io durante questa pandemia ci sono sposate prima. Ah sì, non si poteva fare niente, non si poteva uscire, non si poteva fare niente, ma dite prima a me, ma io quando mi sposo. Ma che ti sposi? Se non puoi mettere le parenti, non puoi fare la festa, che ti sposi? Mi dice, ma perché le dia le soldi? No. E allora, o mi sposo o non mi sposo più. Ma mi sono detto, fa tu, vedi che vuoi fa? Ci ha pensato tutti essi. Mi ha detto, ma mo si fa tutto per computer. Mo alla scuola si fa in dat, a tempo mesi io ero stata alla banca. Mo si fa di alla casa, si fa di smart watch, smart squacciaovi, io ne capisco come si dice queste cose, si fa di alla casa, si fa tutto per computer. E dice, mo ci sposiamo per computer. So, io ne capisco, facete voi. Uè, il giorno del matrimonio, prima di tutto ha mandato l'invito a tutte le parenti. Gli ha mandato lo SMS in telefono, non saggio come in telefono, gli ha mandato l'invito e gli ha detto Carlo e Stefania si sposano l'8 di agosto, statevi alla casa. E dopo sotto c'è scritto Liban. E siamo controllati buono tutti i numeri, perché qui le pareti abbiamo contato tutte le zero, le abbiamo messe precise Liban. Poi il giorno del matrimonio ci siamo messi le spose alla sala in cui compiuta niente, io e il marito ma la cucina in cui compiuta niente e tutte le parenti alla casa, ognuno in cui compiuta niente. Però dopo mi ha spiegato prima, mi ha detto non parlate perché se parli uno lo sente tutto qui, capite? Le mi ha detto pure alle parenti non parlate, lo prego dall'altare in cui compiuta niente. Oh, è stata una cerimonia molto bella, molto intima, ma proprio intima, stavamo solo noi. Ha cominciato la messa, prima si aveva messo una corpetta di pizzo bianco e sotto il cavo si truppeggia. E sopra una bella fiocca di tulle, l'aveva data la fioraia. Invece lo sposo si aveva messo la camicia, lo gilet, lo papillon e sotto portava le calze corte, perché tanto non si vede solo lo di sopra. E lo prete ha cominciato a dire la messa, a un certo punto dice il Signore sia con voi. Ma se Peppinelle, quelle non ci vede, non ci sente, quelle sorde cose, e ha detto alla moglie, non c'è te, apri la porta che aveva il Signore a mangiare anche noi. State zitti. Lo prete ha fatto silenzio, siamo nella casa del Signore. E fa quel no, io stingo alla casa a me. State zitti. Ha sentito tutti qui, ma che ci vuole vittiare? E che lo fa? E intanto sopra lo schermo ci passava Liban, zia Concetta 500 euro, zio Antonio 800. Zia Genoveffa 1000 euro e ti si sentuto quelle tasso di tica 500 euro poco e state zitta e vabbè e intanto la messa il prete a un certo punto mentre stava alzando l'ostia in un momento così proprio di concentrazione sai proprio se ne esce il Peppino concettiva più un pappagallo che mi scappa. Oddio, che figura, l'ha sentito tutto qui. E la moglie gli faceva, state zitti. A me mi scappa. E va buono, che lo fa? Fino a quando arriva il momento di mettere l'anello. Ma mo quelli ieri era la prima volta che si sposava. Praticamente non ci ha azzeccato l'udete, l'ha messo lo mignolino.
E l'Uprevd l'ha vista e ha fatto più su, più su. Ha sbagliato e l'ha messa l'udito medio. Più giù. Gli fa lo vecchiarello. A Carlo, e che tra di l'Uprevd a dove la mette? Madonna, che figura! L'ha sentito tutto qui. Alla fine della messa, una bellissima cerimonia, tutto a posto, abbiamo ordinato il ristorante casa mia, ha passato lo furgone, ha portato tutto da sport a tutte le parenti, un bel pranzo di pesce a tutte le parenti, ognuna alla casa sera. E durante il pranzo allo computer ci stava l'orchestra Bagutti per i più anziani, la playlist di Alexa per quelli giovani, e dopo, alla fine del pranzo, passate pure Bartolino a portare le bomboniere. Ah, è stata una festa bellissima. Però la bomboniera, muovele di chignaghere, 5 cumbiette e un biglietto. E ci stava scritta lo biglietto. Gli sposi ringraziano, e siccome avevamo scelto un soprammobile a cui dovevate togliere la polvere, abbiamo pensato di non mandarvelo. Penso di avervi fatto cosa gradita. Gli sposi ringraziano. Oh, il giorno appresso mi ha detto Fima, le si vista, ma siamo fatti una bella festa, ne mi cacciate un soldo e siamo guadagnate una frega di regali e di soldi, senza sprecare niente. Si vista che è pure una cosa buona questa pandemia. Ah, mo mi dispiace che è finito. Ma dove sta la signora di prima? Che lei morì. Applauso a Maria. Grazie. E mica si sposa tutti i giorni, sì. In la pandemia fu. È stato difficile, però abbiamo compreso gli sforzi e apprezzato la festa. Va bene. Allora, qui stiamo in una piazza con degli alberi, sono dei tilghi questi, ma capita di sentire le cicale da queste parti? Si sentono le cicale? Che dove abito io è un cri-cri dalla mattina alla sera, la notte. Però qua sembrano che sono silenziose, forse stanno seguendo lo spettacolo, chissà. Allora, mo facciamo un omaggio alle cicale con una cosa che ho scritto perché mi è successo veramente. Il titolo è Un messaggio incompreso. Sera fa, mi è entrata una cicala dentro la casa e si è piazzata vicino allo frigorifero. L'ucante delle cicale fuori è bella, ma dentro sturdellisce lo cervello. Allora so pensate, ma vedo dove si trova, la chiappa tiene a tiene e le caccio fuori. Ma appena mi sono affacciata tra lo mobile e lo muro, la cicale si è mutita e non è più cantata. Come faccio a capire dove si trova? Come faccio in notte per dormire? A pie sonne è difficile che sto giufolo che zarpeta entra le orecchie, cri, cri, cri. Mi sono messa a pensare a una soluzione che potesse assolvere il problema. Ma ogni volta che mi avvicinavo quatt' quatt', forse facevo ombra alla bestiola che si stava zitta e manca arfiatava per fare in modo che io non la trovava. Ogni cosa che provavo a fare per capire dove stava la cantante ne era una cosa buona e risultava sempre fallimento. Ma che lo suono forte e senza note ne era propriamente una canzone. Mi faceva pensare a una predica ingazzata di quando qualcuno non si sente scutato. Ma perché ce l'aveva di me che non aveva fatto niente? Se riesco che aveva entrato senza ambito? Mi volevi sturdi fino alla mattina.
e pie pure che la voce a fine, pie putere che la voce a fine, che l'atteggiamento di rispetto, che quando mi avvicinava si stava zitta. Pure quando mi affacciava alla trupizza, non sentava più la candelena. Così mi si è fatta tardi per gli accacci, di chi cerille e mele cavate, senza farsi vedere, faceva la commedia. Quando mi sono stracca, mi sono arresa, per una battaglia persa mi avevo scorto tutte le energie. Sono rimorta la luce per irmi a mettere l'ulette, e come per magia, si è rimorto pure lo maledetto insetto. Allora mi sono accorta che non avevo capito niente, di quel messaggio sempre uguale e insistente. Alla cicale, che la strusciata di scena gli servava per dirmi che volevo stare all'oscuro. Allora, questo ovviamente, io scrivo queste cose dialettali sia perché per far vivere il dialetto, che è la nostra tradizione popolare, e sia perché mi diverto pure. Però ovviamente queste non possono essere considerate delle poesie, perché non ho la presunzione di dire che scrivo poesie. E allora mi corre d'obbligo leggervi una poesia vera, e ho scelto a questo proposito il poeta romantico per eccellenza, che tutti conoscete, che è Giacomo Leopardi. Allora ho scelto la poesia Il sabato del villaggio, poiché è la poesia della vigilia della festa e tutti quanti aspettiamo con ansia la festa. È dedicata al sabato, oggi è giovedì ma non fa niente. Allora, tutti quanti conosciamo questa poesia. La donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole, col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole. Onde siccome suole ornare la si appresta, dimani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella, incontro laddove si perde il giorno. E novellando vien del suo buon tempo, quando al dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre giù dai colli e dai tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla da segno della festa che viene, e a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta, e qua e là saltando fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette il più gradito giorno, pien di speme e di gioia, di nan tristezza e noia, recheran l'ore e al travaglio usato ciascuno il suo pensier farà ritorno. Ecco, vediamo questa poesia che ci dice che il giorno della vigilia è più lieto del giorno della festa perché ci pone l'ansia dell'attesa. E quindi ognuno di noi che si prepara, oddio, che vuoi questo? E adesso basta, adesso parlo io. E tu chi sei? Come chi sono? La donzelletta che viene dalla campagna. Oh madonna, mi sono suscitata. Mo basta, devo parlare io. La donzelletta che viene dalla campagna in sul calar del sole. In questa poesia ci sono almeno tre reati.
La donzelletta da sola in campagna al calar del sole. Vi pare bello? E reca in mano il fascio dell'erba. Sfruttamento del lavoro minorile. E sul calar della sera poi. Coi cinghiali, come la mettiamo coi cinghiali? Abbandono di minori. E reca in mano un mazzolino di rose e viole. No, ma avete dici voi a me, rose e viole. Lu mazzolina, come le pozze fagli? Caro Giacomino Leopardi, ma quando scrivi ce ne vuoi mettere la coccia? Rose e viole, ecco ne ave. Solo che le rose stanno a maggio, le viole stanno a marzo. E io dove vai a pia la campagna, le rose e le viole? Per fare sto mazzolino alla donzelletta? Ma ti rendi conto? E dopo? Giacomino mio, io per colpa tua mi sono rovinata la vita. Io ero donzelletta, poi donzella e poi zitella. Io a scuola ho avuto fenomeni di bullismo, la stronzelletta che viene dalla campagna. Ma hai rovinato la reputazione. E non è giusto. Io voglio uscire dai libri di scuola. Io stasera sono qui perché devo uscire dai libri di scuola. Non si può, non si può, non si può. Non si può, questo proprio. Caro Giacomino, non lo so, esci da quella stanza piena di libri. Leggi un po' di meno, esci fuori, prendi un po' d'aria. Dice la siepe, oltre la siepe non vedo. Ma tagliala quella siepe, Giacomino, tagliala la siepe. Se mi dici pure che fa caldo e troppo faticoso, saltala. E se no, se è pure faticoso, apri il cancello, esci. Ci sono le colline, c'è l'aria, l'ossigeno che ti rimette a posto la mente. Ma non scrivere queste cose, Giacomino Leopardi, non lo scrivere queste cose. Non si può sentire. A Silvia, ma chi ci ha ben detto? Quando Silvia era una bella ragazzina, era viva. Non le hai detto una volta, Silvia, quando sei bella, lo sai che mi piaci? No, no, Giacomino dietro la fratta, dietro la finestra, la guardava e non parlava. Dopo che Silvia sa morta, Silvia, rimembri ancora la tua gioventù, beltà, splendea. Sì, che Silvia dopo morta si ricorda quello che dici tu. Ma come ci pensi, ma come ci pensi? A te certe cose, guarda, in morte del fratello Giovanni, Madonna Santa, scrivi qualcosa di meglio, proprio una depressione così profonda. E poi, a donzelletti che viene dalla campagna, D'accordo, a donzelletti che viene dalla campagna, sul calar del sole, il fascio dell'erba e tutto quanto. Torna a casa e il zappatore, sto povero cristiano che t'ha fatto? Il zappatore che torna stanco dalla campagna, quella ita zappa, non è che ita in lo trattore, quella ita proprio a zappang la zappa, arriva la casa stanco perché deve andare a casa a mangiare, a riposarsi, e che fa? Il fabbro tan 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 tutta la notte con lo martello nella sua bottega. E il legnaiolo tale e quale tutta la notte con la sega, perché a fare rumore, quindi disturbo della quiete notturna, altro reato di sabato sera pure, perché deve consegnare il lavoro al contadino, a quello zappatore lì, prima dell'alba. Vi rendete conto? Prima dell'alba, sto povero cristiano che torna stanco il sabato sera, che la domenica mattina si vorrebbe arrezzare un'ora dopo, prima dell'alba arriva il falegname che gli dice: guarda, ho finito il lavoro, mo pagami pure.
E povero Cristiano, avete rovinato la vita, Giacomino. Dai. Lasciamo perdere, Giacomino, io non lo so com'è che nessuno ti ha denunciato prima di mo, perché scrivi delle cose che non si può dire, non si può dire proprio. No, 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 guarda, la vecchiarella fila, quella sta apposta, ricordi i tempi della gioventù quando andavo a ballare. Quella... E sta povera donzelletta, quando ci va a ballare? Eh? Che vengono fasci della erba, dai mette a mangiare le coniglie, da cucinare pure allo zappatore, se tutti gli va buono. Eh? Ma che t'ha fatto sta donzelletta? Eh? Ma ti rendi conto? No, io stasera sono qua perché devo fare un annuncio, io devo fare un appello, io cerco marito. E non voglio fare più la donzella, la zitella, no! Io cerco marito, scrivetemi su www.it la donzelletta che viene dalla campagna. Risponderò a tutti. Mi raccomando, scrivete, rispondo a tutti. Grazie. Brava Maria, grazie per questa performance. Ma metta la mano alle coniglie. Ma comunque, senza... Io avevo semplicemente letto una poesia, non stavo a fare su una spiritica che sei arrivata tu. Toglietemi dai libri di scuola. Questo me lo dobbiamo dire agli editori. Se no io ritorno. Insomma, questa sera avremo anche un ospite speciale che viene dalla Francia. Ma non ancora arriva, spero che mi comunichino che stia per arrivare. Intanto la donzelletta che è risorta magicamente mi induce a pensare che forse risorgeremo, avremo un'altra vita, chissà se potremo scegliere cosa essere. A questo proposito vi leggo una mia composizione che si chiama Se se potesse Arnesh. Nonna me diceva sempre che la morte sa da pensare sette volte allo giorno, ma se in mezzo alle problemi che teniamo ci mettiamo sto pensiero nero, gli arruveniamo la vita intera. Allora, per rispettare quel comandamento, soddolcite l'argomento. E dato che a nessuno sa la fine che facciamo quando gli muremo, se si potesse Arnesh, mi metto a pensare cosa volessero essere. Né tra persona ricca e facoltosa per poter cattare le più belle cose? O non è mai la selvaggia, libera e indipendente, che in mezzo alla foresta non ha paura di niente? Una roccia, a strapiombo, in mezzo a mare, che si fa consumare dall'acqua e dallo sale? Non, niente di tutte queste. E se si potesse Arnesh, mi piacesse Arnesh albero. Cine albero, vi sembra una cosa strana? E lo vero, tenete ragione, sta sempre allo stesso posto e non si muove, attraverso tutte le stagioni, senza potersi difendere dallo sole cucente, dalla neve e dallo vento. Ma io vi dico che l'albero vede a passare ogni cosa, iene e cristiene, stelle e usenze. E mi sembra che è pure intelligente. Da quando nasce e ve piantate e piccirille, nessuno le dice, ma essa se è buona come da cresce, qual è la direzione giusta che per tutte quiente potesse essere da insegnamento. Perché l'albero te sembra le radiche in mezzo alla terra, per ne scordarsi mai da due minuti, e te le rieme che va verso lo cielo, così la chioma ritte proprio al sole. La lezione che ci dà, senza parlare, può sembrare una banalità, ma sta tutta ella lo segreto di quello silenzio, perché insegna di più che si sta zitto che l'esempio, che chi fa troppa chiacchiera che non ci si capisce niente. Per tutte queste cose dietro ancora, per me l'albero è la cosa più bella che si trova. Ogni accoma è, te sembra inutile te.
Poi sta in mezzo a un bosco, può essere sulle tarie, può essere sempre verde o può perdere le foglie, può fare abbellamento o può fare le frutte, ma sotto esse sempre ci sarpose, se più fresca e si sta fuori, all'aria aperta. Se potesse nascere albero, non me ne importa di che razza o che misura, perché ogni albero è bello di natura, non ha bisogno né di trucco né di acconciatura. Pozza nascere rosso come una cerca che commenne in mezzo a una campagna, o come un numericolo una nuce che sta come un termine allo bordo di una via. Pozza nascere tonne come un pete di figura che sta allo pizzo di un'orticella, o come un pete di livo, un precoca che sta in vile come un soldato. Pozza nascere stretto e lungo come un chioppo che le foglie argentate che cresce a balle per un fossato, o come un cipresse, serie e mute, perché sente lo piente della gente che ve lo campo sente. Pozza nascere ruverel, che sta sempre in compagnia e cresce a balle per una ripe. O arnesce San Buco Tamarice, che te la responsabilità di segnare lo confine della proprietà. Pozza nascere pezzicogne, come una fratta di ginepra che te le ratica in mezzo alle prete. O nelle fronne tue ste scure come l'allore, che ogni addolomite sembra addore. Pozza nascere rasa allo giardino di una casa, che a primavera è bianca e niena sposa, e quando arriva meggio, mezzo allo verde, se com'è attegna, de pallucce rusce a mazzicarelle. Ma se avesse nascere albero che mo non conosce, basta che tenga rieme fine per mantenere le nidi delle cielle e rieme grosse per poterci appena lasciare una vella. E per questo che se potesse arnesce non manderesse a essi altre cose. Ma se avesse arnesce pezzute come un abete, preferisce a tenere qualche difetto, perché se no a Natale mo me taglia per rendermi ridicola mezzo a una piazza. E seppure che la piazza avesse a essere senza pietre, non me ne importa di diventare famosa, perché se no che la scusa che sono più belle mo me fa secca per appennermi le palle. E quando arriva la befene e finisce lo yoga, che l'abete si può picciare solo lo fuoco, e per un piccio che dura 20 giorni di commettere queste violenze, insomma, a brevogna. Per non correre questo rischio, so pensate, se si potesse arnesce, e mica arnesce l'albero che si è perduta la sua mente, a cui ci sorrare, e non muove ci mente. Anzi, mi metta la lista delle specie protette, a cui ci almeno mi garantite lo rispetto. Ma non vi impressionate, io vuoi cambiare a long, ste pensiere mi serve solo per scongiurare la morte, pure se le sacce che quella è la sorte. Allora, aspettiamo un po' che cosa succede. Abbiamo visto che Maria ci ha fatto resuscitare la donzelletta che protesta ovviamente per riappropriarsi della sua libertà e non rimanere vincolata a un'immagine ormai superata che l'ha anche un po' demoralizzata. Aspettiamo adesso che venga tra noi una sorpresa, una signora molto, molto famosa che viene dalla Francia e ci vuole dare il suo contributo in questa serata, però non so se è già arrivata o sta per arrivare, perché mi aveva chiamato che era atterrata con l'aeroporto a Pescara e quindi stava arrivando, deve ritrovare il paese perché non lo conosce, c'ha un autista un po' sbadatello. Quindi non so se dobbiamo aspettarla a lungo o magari sta già per arrivare.
speriamo che ci mandi un messaggio in modo tale che ci prepariamo ad accoglierla, perché è di un certo rilievo e mi sembra giusto accoglierla con un po' di entusiasmo e di buona accoglienza, magari con un bel applauso. Attendiamo un po', vediamo se arriva. Non mi hanno fatto sapere niente, vediamo un po'. Eccola che arriva. Ma io aspettavo una signora, invece sta arrivando un'opera d'arte che non è da meno sicuramente. Lei, signora, mi ricorda la famosa Monna Lisa, o mi sbaglio? Buonasera. Sono azzeccata, sono proprio io, mi avete riconosciuto. Un applauso per Monna Lisa, per cortesia. Allora, mo scusa, mandiele queste perché io non posso muovere le mie. Io, ma sera, sono venuta qua dalla Francia. Apposta perché voi non le sapete, vi sono venuta a salutare, perché io e Narducci, Leonardo da Vinci, no? Io e Narducci abitavamo qua, a Santa Usania. Tenevamo una casarella, ma piccirilla, vicino al cimitero, mo ci sta il cimitero. Ci sono passate oggi, mi sono fatta un giro per Santa Usania, ma si è cagnato tutto, ma da 500 anni, capirai, si è cagnato tutto. Però io ci tenevo a farvi sapere che io sono nata qua, in Narducci pure, e abitavamo a sta casetta. Dopo tutte le cose che è successo, dopo, io mi racconto, perché è giusto pure che l'avete da sapere che cosa è successo, perché stingo dentro a sto quadro. Io e Narducci stavamo tanto bella alla casarella, però sì che è successo, io una mattina, proprio la mattina, stava dopo all'otto che c'è ove, tenevamo la stufetta a legno, sono fatto lo sugo, stava a cucinare che avevamo in Narducci. Quando mi è arrivata in Narducci all'improvviso mi fa: Lisetta, fermati, mettiti a cucinare. Mi ha incrociato le mani a cucinare, mi ha detto: fermati che mo te li fa. Che cosa, Narducci? Lo ritratta, perché Narducci quando gli meneva la veda fa. Allora mi ha messo a cucinare e mi ha detto: niente muovo. Ha cominciato a fare lo ritratto, ha cominciato dalla coccia. Quando è arrivata la parte più meglio, gli ha scurto le calore. Ha detto: aspetta a cucinare, niente muovo, che gli mor vengo. Stingo ancora aspettare. E sono rimasto solo quello di sopra, stingo ancora che aspetta Narducci, chi l'ha visto più. A proposito, se l'avessi da vedere, dicevi che stinga la Francia, stinga lo Louvre. Quelli erano cocciamati, ma erano matta davvero, ma sì che ha fatto New York. Se n'è andata lo vallone, ma è venuta alla casa con un sacco di canne, cannizze, un sacco di roba, ha detto: cioè, ti che sa fa anche sa cosa? Tu dentro alla casa mia, che da fa su macello? Ho detto: no, Lisetta, tu oggi vedrai il primo uomo che vola. Che gli avevi? Il primo uomo che vola. Cocciamato. Intanto che ha fatto? Ne ha fatto un paio di scene, attaccate la canna, cannizza, ha fatto le scene. A partuto, se ne è andata a Montepallano e si è aiutata da sotto per vedere se funzionava le scene. L'arcote, dopo 3 giorni, l'ha visto Lucano con bandoni che aveva a caccia. L'ha trovato a ballo perché le posche appesa una certa, tutte tringiate. Ho detto: Nardù, te la vedete che queste cose che fai tu non va buono? Donna di poca fede, scina. Comunque, non ti dico che è successo. Nardù c'è i tappiali che l'ora, io sono rimasta a loco. L'utianello dello sugo si è bruciato. Lo fumo per la casa, le scritte dell'uoio, madonna, non macello, il loco sono rimasto a cucire, aspetta essa. Mo' chi è che va a vedere il quadro?
Dice paesaggio indefinito. Le macchie dello su con baciano muro. Si intravede un ponte. Umane cucciù di anello che si è squagliato. Si vede un lago. Che erano le fiere della stufa a legno. Lulac, Dio, Dio. Quando a cos. Io dopo sono ormai sta loca. Fino a quando è arrivato il francese mi ha portato al museo, al Louvre mi ha portato. Oddio, io il primo tempo si è non conosce la lingua, non si parla e cose. Ma dopo, piano piano, mi ci sono abituata e mi ci stringa tanto bella. Allora. E lo custode è una brava persona, tanto che mi va bene, mi controlla tutte le giorni. Tutte le giorni mi controlla, la mattina e la sera quando chiudo, va a vedere se stringa buono, tutto a posto. E in un giorno non si è successo. Arrivata una scolaresca, parte un uaiolo, l'ultimo fregno della compagnia, pino pennarello e non mi aveva fatto le baffe. A me, le baffe. Quando l'ha visto lo custode, è venuto e ha fatto, oh parbleu, ma che ti pare bleu, lo pennarello nero, lo so visto io. Ha chiamato subito la sicurezza, l'intendenza delle belle arti, la restauratrice, l'estetista. Madonna, quanta gente attorno a me, la carta vetrata, leva le baffe, scurtica. Uè, ma levati 20 anni proprio, uè, ma ringiovanita. Tu vai a vedere, ma dico io. Non potevi chiamare una parrucchiera al fasto i capelli, guarda mia stiamo, non è scirrata, è 500 anni che stiamo fermi dentro questo quadro. Ah, non potevi dare una lisciata a questi capelli. Ma sì, ma che vuoi fare? E mo? Ma sera sono venuta, il custode mi ha accompagnato, mi dice che questa non è la cornice della Gioconda, perché questa è quella da viaggio. E dopo io arrendrò, perché sennò lo custode dopo, no, oggi sono venuto, ho visto la casarella a me, tanto bella, io sono venuta a salutare Massera e vi volevo dire, quando venite alla Francia, venite a trovare che io stiamo al Louvre, all'ultima camera in fondo, E capite, io vi aspetto, voi gli dicete al custode che siete il paesano amico, che quello vi fa passare per prima, tanto che è una brava persona. Ma allora io vi saluto perché me ne arrivo. Statevi buoni che io dopo, appena posso io vi vengo a trovare, Io dopo ci arrivo. Ma buonasera. Grazie Maria, grazie Monna Lisa, grazie signora. Merci. Ah. Un applauso a Maria che è riuscita a rappresentare la Gioconda come meglio non avrebbe potuto. E mentre lei si va a cambiare d'abito per presentarci un altro personaggio, io vi intrattengo con un'altra delle mie filastrocche, sperando di non annoiarvi. E vi leggo una filastrocca che si intitola L'Ubbene de Non, sottotitolo Arpulen la Suffitte. Allo Suffitte me non ci si poteva più andare tendere le cose che ci stava. Noi giorni mi sono fatto coraggio e ci sono andate. Decise a fare una bella arpulita. Ma non meno che sbucicavo, ogni cosa che mesciava, né trumon marcordava. Le libre della scuola elementare e le quadierne che tutte che le brave mi facevano puntellamente e non mi facevano più a niente. Ma passato quel momento, archiappava a valutè cosa ci stava da te. Piatti vecchi e tielle d'alluminio, una damigiene e una fiasca imbaiata, un lampadario uscito fuori moda, un par di scarpe che la punta pezzuta, una cannella consumata che la cera culata, ma pur una luma oia, mezza arruzzanita. E sopra la tavola, forma carosce, ci stava cosa che imputava a conosce.
una busta piena di matasse di lana, una cioccolatiera che la mia carotte, una stare piena di pezzi di stoffa, una copertola a quadro e una scialle vecchia. Stava per gettare una busta piena, ma prima le sono aperte e ci sono trovate una maglietta di lana fatta a miene e una unnuccia piegattata per la festa. E subito si è sviata lo ricordo di mamma quando ha cucito tutta la nottata per finirmi con la unnuccia piegattata. Tutte cose che mi portava a rete che la mente a quando ero piccerille e non capava niente. Sopra all'archettavole aere piene di stare, starucce e cistarelle, ci stava pure un fuso e un venelucce e una canocchia dentro una pignatella. A ogni pizza stava qualcosa di speciale, cose vecchie che quando è stata al posto si pensava che poteva servire, ma mo solo le ricordo fermi. Intanto sposta una seggia, vuota una busta, leva le cose in mezzo alle pietre e a una pizza dell'umore, sopra uno sgabello, sono vista una cosa che sembrava brutta, invece è bella. Lo sapone di casa che si faceva una volta. Ormai si è stagionata, so pensata, l'aveva fatto nonna a me, che si è morta più di 50 anni fa. E la mente è partita a vedere una trufolmeta. L'aveva fatto come si faceva allora, a mischiare dentro la callare lo grasso dello porcio, l'olio vecchio, l'acqua e la soda. E per farla durare ci squagliava qualche pezzo di saponetto che avanzava. Dopo le faceva bullire mentre essa uscicava e quando si raffreddava e si avendo stata, le tagliava tutta a pezzi con un filo di spaga. Io mi ricordo come un sonno perché le ricordo si sbiadite ad vendiete bianche e nere come un film dello passato. Mo con le piezze di sapone e tutto ingiallite, che la muffa è pure appiccichiete, l'odore è mezzo arrangiatite, ma i sacce che è una cosa prelebata. Con lo sapone è adatto per le vecchie, quando la varchina ni la cala a fallire. Se pile piene si strofina buona e buona e si mette la bagnarola in bacia al sole e dopo un paio d'ore si passa all'acqua chiara. Gloria sciacquo, si vede la differenza, lo bianco arve bianco, le mecchie in giusta chiù, ogni cosa che arrava, arve nuova. Poi si stende le piene in bacia al sole e se ferro lo vento che le sbatte, quando si assuga, senza stirarle, si arpiega e si mette lo cassetto. So pure letto in bacia al giornale che questo tipo di sapone artigianale è sempre meglio di quello industriale. Se può usare pure per ravare la faccia, è buono per lo bagno e per farcisi la doccia. Allora, che riverenze le sono trattate, come si tratta un'opera d'arte antica. Le sono pulite che lo grasso appiccicose, le sono sistemate dentro una guantiera come se fosse un complemento di una sposa. E so messo un pezzo allo abbenette come un soprammobile, una bella mostra, un tesoro raro, che un valore eccezionale, che si può usare ma non sa da sprecare. Chi le vede mi può dire che sono antiche e si può fare pure una bella risata. Non può capire che la cosa povera per me è preziosa, né è solo un pezzo di sapone, per me è come una reliquia religiosa. Perché è lo bene che mi ha lasciato nonna Rosa. Allora, tutti quanti penso che abbiamo cantine, soffitte, piene di cose che non servono. Mo l'arpunem può servire, mo il mattema è che ci sta lo spazio, però dopo che le cose non servono più a niente. Se fosse come le macchine, ce l'avrebbe assieme di seconda mano. Magari a portessi pure qualche guadagno, ma per esempio, tengo la macchina vecchia, ma le arca a te, ma quelle nuove costano troppo. Allora io trovo una macchina usata, perché ovviamente c'è la camionè e quelle me è arrivata alla fine, te 22 anni, quindi ce l'arrivo quelle nuove. Scusa, Marie, dimmi.
volevo darti qualche consiglio sulla macchina. Ah, mi puoi dare qualche consiglio? È meglio pensarci prima, perché con le macchine non si scherza. Ah, guarda, ti ringrazio, sei preziosa. Ascolta. Sì, ascolta, ascolta. Grazie. No, perché a me è successa una cosa, tutta colpa del pregiudizio, Io ci avevo una bella macchina, bella, precisa, tutta a posto, però era vecchia, faceva un po' di rumore, insomma, una macchina vecchia, che vuoi? E tutte le volte, io quando ascevo, c'era una vecchiarella vicino alla casa mia, mi diceva sempre, portami a cavallo che mi do gli genocchi. E io sì, tutte le volte le portavo. E tutte le volte c'era la vecchiarella, però Marie, te le potessi arfare una macchinuccia nuova, sempre in su ciocche le vecchie, Sono detti, ma che fa? Mo mi ha fatto che non mi posso accattare una macchina. Vai alla concessionaria, vai a vedere la macchina, come a sentire le prezze. Ma sono detti, ma sa che non me la posso accattare. Mi tengo quella che tengo. Ma la concessionaria, appena ha visto a cucina, ha detto: no, signore, aspetta, aspetta, ci sta un'occasione. È un'auto usata, però d'occasione, nuovo. E una station wagon, solo che te due posti. Vabbè, due posti, chi fa? Tanto a me marito mi avasta. Però è spazioso, guarda, a rete è spazioso, ci può mettere di tutto. Quello ci può caricare la legna, chi è che non ci può fare anche la macchina? Quella camminata sempre a passo d'uomo, niente un motore che non si sfrusciate per niente. Ma mi fatta vedere questa macchina, una bella station wagon nera. Ma bella, ma ti dico che era bella, ma aperta la porta sono visto che le tappetine nero lucido, una pulizia lì dentro, oddio, siete chi è questo? Poi tenevo tutte le vetrate attorno con le fiore disegnate e dentro le lampadine erano a forma di cannella. Figurati quanto era bella che la macchina, lo crocifisso non pennava lo specchietto, lo tenevo proprio sopra la cappotta. Capite? Era ancora più benedetta, come ti ha spiegato. Era bella, bella, bella. E guarda, ha detto, guarda, te pure una scaletta a rete per calare, se tu ci vuoi mettere la roba dentro. Comodo, comodo una presa. Sono detto, madonna, che sa quanto costa però questa. No, signor, 200 euro. Come 200 euro? Dice no, perché il padrone se l'ha levata, perché questa... mo non si usa più questo modello. Che era un carrofone, però l'avete capito, era un carrofone, mi sento, ma perché non si usa più, che si usa mo? Signor, mo, sì, come si usa, è che è più larga la macchina e questo quando porta lo morto, si mette lo morto allo centro, tutto attorno si assette le parenti, mentre che va dalla casa fino alla chiesa, allo camposanto, e ci sta le parenti attorno allo morto, e dopo ci sta uno che passa le pezzelle, lo caffè, mo si usa quest'altra maniera, e quindi se l'ha avuta le va. E in solito allora me le pigli subito. Pista macchina, vai alla casa, come le parcheggia niente alla casa, a uno mi arriva tutto lo vicinato. Chi sa morto? Non sa morto nessuno. Possibile. Ah, perché sa da morire per forza? Cioè, mi sono cattata la macchina nuova, mi sono messa niente alla casa. E ogni tanto arrivava uno. Chi sa morto? Non sa morto nessuno. Allora, PM, come tutte le macchine nuove, io e il marito mi scemo che sta macchina, facciamo un giretto per vedere la macchina, ma comodo che la macchina. E vedeva la gente per la via, tutta a fare le corna. Ma scusa, fino a ieri è tutto a posto, ma come già ne vedo oggi tutto a fare le corna, che cagnate mo tra ieri e oggi? Beh, vabbè, lasci perdere. Ma parte, vai a fare la spesa, vai allo paese, come arrivi lì andando allo negozio, questo mi abbassa la serranda. Vai allo negozio appresso e mi abbassa la serranda. Oh, non ho potuto fare la spesa, meno male che sta al supermercato, che se no non potevo fare niente quel giorno. Ma, valla a capire. Ma, tenevo la casa vecchia, sono detto, poi che tengo la macchina nuova, posso spicciare la casa vecchia. E se mi dite un giorno, mio marito mi diceva, un bel baule grosso, quello sono caricato, signa c'è ito bello allo che dentro, no? Mentre arrivavamo alla casa, per la via, la gente faceva un segno alla croce.
Vabbò, ci può sta, che è un carro fuori, prendo lo bagui, ci può sta. Il giorno appresso ci aveva messo una poca di roba, sono messo dentro uno scatolone, sono caricato. Come passa per la via, la gente sta facendo segno della croce. E no, e mi sono bustati, sono detto, mo mi avete a dire perché facete lo segno della croce allo scatolone? Signor, ma che ne siete? Questo tempo mica tutto quanto si può cattare la cascia. Tenete ragione pure questo. Vabbè. Poi sono venuta a fare la legna. Partiamo tante belle motosegle, la benzina, tutto quello, solo per caricarlo, tutto quello che ci serve. Ne sapete pure voi, che così viene. Ci vuole tutto quello che ci serve, carica la macchina, arriva, scarica la campagna, tutte cose. A un certo punto arriva la forestale. Che state facendo? Dove avete messo il morto? Ma quale morto? Sono venuta a fare la legna. Beh, e le vite, la motosegla? Ah, lo volete fare a pezzi? No, la motosegla, la benzina, ma fa la legna. Ah, volevate dargli fuoco? No, non ci sta lo morto. Beh, senta signora, qua tra un po' arrivano pure i carabinieri perché c'è stata una segnalazione, quindi mo piete ietevene. A ricarica tutta la roba, a rimette dentro, parte, e va alla casa. Per la via, incontro la vicchiarella. Mi sono fermata, sono metti a cavallo, sai, non, vattene, non, via, tu sai, se ti do lui un occhio, ti puoi mettere pure a rete, ti ci allunga, non avessi mai detto, me se caccia una scarpa e comincia a correre presso la macchina mia, sono venuta a scappare, se no quella davvero me la rovinava con la carrozzeria, sono venuta a scappare. Poi, New York, che mi è successo? Non si può contare quel che mi è successo anche con la macchina a me. Io sono andata a fare una visita al poliambulatorio a Lanciano, ma lo sapete dove sta il poliambulatorio? Io prima era sotto Natale, mo, l'anno scorso. Prima sono passata allo supermercato, ci stavano le panettoni in offerta, le spumante, e me ne sono piato un po' di più. Sono detto, mo, tengo la macchina grossa, le sono vite, insomma. E sono io, a mezzogiorno tenevo l'appuntamento per fare la visita. Vai all'ospedale, non trovo il parcheggio, questo è l'invalide, questo è di qui, questo è di che statere. Gira e rigira, dove vai a parcheggiare niente all'obitorio. E vai a fare la visita. Ma che ora sono uscito, 12:30, una cosa così, quando vai a vedere, bacia la macchina mia piena di gente. Oddio, che è successo? Mi esce una femmina a niente, quelli dopo sono saputi, la vedova. Mi esce sta femmina a niente, a te, gli Petruvienna, a te sei stata, a te sei stata. Che vuoi da me? No, ti aspettavo prima, da dire la messa, e tu non ti vedi, noi siamo partiti, che tardi, che cosa, dove stai? Oh, non avevi messo la morte dentro la macchina. Le panettone me l'avevi messa tutta a niente. Avevo caricato lo morto a rete. So detto, ma che cosa? Io arrivo a casa, io cucinavo, sta marito mi aspetta. No, signore, mo lo morto non può in rete. Mo ce l'hai messo, ci ha portato a Civita Luparella. Addo? A Civita Luparella, addo sta? Vabbè, mo te dico io, ma che mi dici tu? Sta pieno di panettone, morto a rete, tutto da siete. Io mi assetto sopra la cascia, sopra un marito me e ti dico la vita che ci fa. Vabbè, sono telefonata al marito, mi sono detto, ma niente, buca, io quando porto una morta ci vedo la parella e rivieto. Ti dico che mi ha risposto il marito. Ma... Dove? L'immaginate che mi ha risposto. Partiamo in questa macchina, e sta signora dietro. E gira a destra, gira a sinistra, la superstrada, Villa Santa Maria, e non arrivavamo mai. E dice, guarda che lo prevede, dopo ne le dice chiù la messa. Signore, io chiudo questo, non posso correre. Cioè, non è caì. Allora, a un certo punto, questa signora qua tutto comincia a fare, oddio, che dolore di stomaco. Madonna, che dolore di stomaco, signora, se quando siamo patute, 3 giorni senza mangiare, senza dormire, tutti, ti puoi immaginare quando siamo patute. Signore, ti capisco, ma che tenisci una caramella, ma ti ha fatto un dolore di stomaco. Signore,
Tenevo che l'altra macchina ce le tenevo le caramelle, ma mo so cagnato, tengo questa ancora l'attrezzo buono. Però si cuffa, dai, pito un panettone, tanto uno di più, uno di meno, mo pito un panettone e magna. Vabbè, ah, boh, piatto un panettone, ho cominciato a mangiare. Mentre stavo a mangiare, primo strozzo, e tenisse una bottiola d'acqua. Oddio, madonna, non ce le sono messe, prima le tenevo con l'altra macchina, ma questo ancora ce le metto. Beh, si cuffa, pito uno spumante, dai, che mo un di più, uno di meno, non cagna niente. La signora ha aperto lo spumante e ha bevuto. Nel frattempo siamo arrivati, niente, alla chiesa, stava lo prete, tutta la gente aspettando, tutta aspettando. Io sono calata, vai a rete, apri, appiccia la signora per farle calare. E questa è uscita in una bottiglia di spumante una mano, panettone a quell'altro. Ma ci stava in mezzo alla gente, qualcuno che non si è fatto lo fatto sé, ha detto, però potete aspettare almeno di finire a seppellire il marito per fare la festa. Madonna, povera signora, cioè tu vai a spiegare che quello stava male, vai a spiegare. Ma questo non è ancora niente. L'ultima cosa che mi è successa, mi è venuto un parente e dice: guarda, mi si sposa una nipote, vuoi portare la sposa, ti fatta la macchina nuova. E io dico: sì, perché no, ci vai. Io mi presento la mattina, niente, alla casa della sposa. I parenti, siccome mi scansavo, facevo lo largo, così. Ma perché? Che ci state male? Dopo comincia a calare la sposa, balla per le scale, sotto il braccio al padre. Quando arriva sotto, vede la macchina a me. Il padre pila in parte, la sposa sviene. Povera me! E che aveva fatto? Sono chiappati questi, sono carichetti dentro la macchina. E lo porta all'ospedale, ma che le poteva lasciare loco? Sono carichetti questi, vai al pronto soccorso a Lanciano. Arriva all'entrata del pronto soccorso, ma arriva la guardia giurata: no signora, lei qua non può entrare, lei deve andare all'obitorio. No, io tengo due ammalati gravi, e io pronto soccorso. No signora, non discuto, perché qua non ci si entra con questa macchina, lei deve fare il giro dell'obitorio. Ma mi si capito che questi sono due ammalati, stanno gravi, stanno male, stanno a morire, lo capì? Signora, non discuta che chiami i carabinieri. Ma povera me, sono da fare lo giro che ha detto e sono da lì all'obitorio. Questi intanto mi sono sviate tutte e due. Quando si è trovato in mezzo a quelle casce da morte, il padre ha arpiato l'infarto e si è morto. E la sposa non si è sposata più. E io mi sono venuto alla macchina per disperazione. Capito, Nadia? No. Avermi delucidato con questa esperienza. Allora, quando dovrò comprare la macchina, ti porto con me, però cerchiamo di escludere questa tipologia. Ne sparagna, ne sparagna. Questo è lo segreto, non sa sparagna. Va bene, va bene. Ok, allora mo... ci facciamo un giro? Ci facciamo un giro, va, dai. Adesso lo poggiamo qua. E mi cala, balla fino alla cocca del presutto. Ti fa male l'anca? No, grazie a te l'anca va bene, proprio il presutto, proprio questa ecco, proprio la cocca, capisci la cocca? Forse so capite, sì. Ma per il resto come va? No, tutto a posto, sì. Tuo marito sta bene? Mi sa pure.
No, che cosa va a sapere? Si è morto. Oddio, mi dispiace, Maria, questa disgrazia. Dispiace tanto. Però è me che si è morto che essa. Maria, come fa? Che ma dir la verità, che fenomeno da solo. La moglie si cucina, è la verità. Ti ragione. È lo vero suo fatto, è buono, mica si è morti essi, sì. Clelia, che fa Clelia? Sta buona, sa laureata, sa sposata. Che bella, sì. Cine, sa pigliato un che fa lo scienziato. Ma di quelle che vengi ma la luna, mica una cucina. La luna, mica ci si fa facile la luna. No, ma quella è un pezzo rosso. Brava Clelia. Ma dopo se l'ha imparata a cucire per la strella, eh? Mari, ma quando te ne dice sta cucciolo per la strella, Clelia? Ma no, c'è di fronte di casa la rosticceria. C'è bisogno. Beh, so capito, sì. Ma dopo, le dolci, ti ricordi che la volta avevo fatto con la dolcezza, avevo pure bruciata, poi se l'ha imparata a fare lo dolce. Maria, ma quale dolce? Quando te ne passi per questa croce, Maria? Le dolci l'ha accato, tutte queste pasticcerie, sì, c'è pure Marella che fa le dolci. No, non c'è bisogno, non fa niente. Ne fa le dolci. E fa l'urticella, arreta la casa, accotene con un pezzo di terra, ci fa l'urticella, allora. Maria, quando te ne passi per questa croce, poi fa l'urticella. Una laureata, se da sporcare le mie che la terra, la ciucca e la piega la schiena. No, Maria. Che l'orticello non ci fa niente, ma anche le fiori ci armette, ci fa crescere c'è pure. Allora che fa lo Iorno? Pulisce la casa? Mari, quando te ne passa per saccocci, che lei pulisce la casa? Se da brucole pure le mie? Non, Mari, non le pulisce la casa, te la colf. E te l'aspirapolvere? Per le te, ma mica la usi essa, la usa la colf. Ma chi è sa colf? Chi è una macchina? Chi è? Oddio, ma riquenda te ne passi per sa colf, può essere la macchina, che la macchina usa l'aspirapolvere. La colf è una persona che ti fa le masciate per la casa. Sono capito. Però dopo due sagnatelle, quelle sa fa le sagnatelle. Ma quando te ne passi per questa croce le sagnatelle? Se da un bruvole alle mie che la farina, una laurea. Ma che ti dice questa croce? Ma anche le sagne, no, le dolci no, niente. Ci sta un negozio della pasta fresca, la catto. Ah, ben. E allora si è detto che sei sposata? Sì, si è sposata, felice e contenta, tutte e due, sì. Sapesse quanto è bello lo marito. Ci stai attento, che amo, il matrimonio di mo, ci stai attento, sì, poi mi dici pure che il marito è bello, va sopra la luna, tutte queste cose, qui ci stai attento. Ma pure esse è bello, ma non le sei che ha vinto un concorso di bellezza? Ha vinto un concorso di bellezza, bravo, lo sai, stai attento pure finito. Oddio, sì, è nei concettini. Io sul matrimonio le vedo in pericolo. Maria, non mi dire queste cose, perché io tende che prega, che da dure, che da i buoni. Mo ti ci metti pure tu, quando te ne passi per questa coccia, Maria. Io ne so capito, ma come mi stia a dire tu, quelli che è bello, che l'altro è tutto bello. Pigli d'accordo, sì, che ci vuoi. Che ci vuoi, secondo te, Maria, che ci vuoi? La femmina da sapere cucinare, perché l'amore passa, la fame resta. Oddio, Maria, quando te ne passa per questa coccia? L'accatto lo pellastro, accatto le sagnette, accatto l'insalata pulita e tagliata. Che ci serve? Non serve niente, Maria. Accatto pure dolce. Sei sicuro che non ci serve niente? Ascolta a me, parole di vecchi, parole di spiecchi. Quando la femmina sa cucinare, il marito arriva sempre alla casa.
Oh Mari, che cosa mi stai a dire? E che sta da fare allora? Che sta da fare? Tu vai a parlare anche quello del ristorante allo qui sotto. E quello fai gli stati due tre giorni all'occhio, fai imparare a cucinare e dopo vedi che si è salvato un matrimonio. Scusa mamma. Mari, meno male che ti passato su così per la coccia. Ti ringrazio tanto. Speriamo che avesse il buono. Ti voglio bene a te, che la città l'ha cresciuta meno a me. Mo se mi racconti tutte queste cose, a me mi dispiace. Da un marito che va alla luna, che se le tiene un po' a cura, impara a cucinare. Va bene, Mari, va bene, meno male che mi siate su così. Ti spiegge così, ti spiegge, capito tu? Grazie, Mari, grazie. Vieni, mori, grazie a tutti. Così si conclude la nostra... Mari, non scappare, vieni qua, vieni qua. Ringraziamo Mirella che ci ha ospitato, l'amministrazione comunale che ci ha fornito di microfono. Ringraziamo chi ha avuto la pazienza e la bontà di ascoltarci. Ringraziamo anche chi si è divertito e chi pur annoiandosi ci ha sopportato. Chi è anche venuto da lontano per vederci. Grazie. Noi ci siamo divertite e lo facciamo per questo. Poi se riusciamo a far divertire anche qualcun altro, basta anche una sola persona, vuol dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Grazie di nuovo a tutti. Quando e buona serata. Ci torniamo.